Salute ragazzi, qui è il vostro Daniel Street. Eccoci, allora, su Crusader Kings 3. Siamo nel 967, 15 dicembre. Allora, abbiamo l'imperatore Edulf, 63 anni, ormai è infermo, elf poor, non mi sposo, non mi risposo neanche. Abbiamo l'erede, che ha già qualcosa che non va. Perfetto, soffre di consunzione. Questo secondo me starà poco al governo, soprattutto bisogna stare attenti al nipotino Stigand. Stigand. Ok, allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Togliamo la pausa. Lasciamo un po' correre. Oh, Leviathan. Ha visto qualcosa? Qualcosa è stato visto nell'acqua. No, questo no. Ma potrei anche provare. Al massimo spendo sotto più 75. Questo? Mica 50. Oppure c'è 0%. No, sì, effettivamente la potrei lasciare. Bisogna lasciarla perché il Leviatano, minchia. Che poi è una whale, una balena. Facciamo così, la lasciamo lì. Allora, T-Velation, certo, aspetta. Vediamo quindi di farci il regalo di Natale, dato che è il 23 dicembre, e prenderci un personal physician. Personal physician è quello che tratta la salute, che lo stare bene nella corte. Vabbè, invece di cercarlo, che non abbiamo soldi comunque per prendercelo, perché potremmo fare recruit, facciamo questo, prendiamo Ranieri di Cosseria. Ranieri di Cosseria. Cioè, mi potrei vedere qua la casa Cosseria. Due living members. Il figlio. Ok, torniamo qua, lo prendiamo. Va bene, e così questo è andato. 18 e 7, rimaniamo. Allora, low control invece. Questo non è un low control, secondo me. Non è un low control. 54, 42, 35, 51. Allora, vediamo un attimo. Allora, tutti i rossi sono quelli con un controllo indecente. 16 anni, 4 anni, 5 anni. Devi fare una cosa per cui è di 40 giorni qua, 9 giorni sarebbe tutto ristabilito, eh. Si potrebbe anche lavorare in questo modo. Prendere tutti quelli scarsi. Vabbè, teniamolo lì. Sarà Vestrand. Sì. Ok, poi questo. Vabbè, intanto possiamo anche andare avanti. Quindi. Allora, questo qua c'ha ancora 8 anni. Va bene così. Oh, questo si è deciso di. È un vassallo. Un sottovassallo che è diventato insulare. Va bene, fai vedere se posso domandare la conversione anche dei Curtigiani. Perfetto. Chi è questo qua? Questo qua non sarebbe male. Facciamolo intanto sposare con qualcuna che non è male di economia. Questo diventa un economista formidabile. Il possibile figlio. Ok. Poi questo niente. Powerful no. Could declare wars. Potrei anche. Increased.
Figo. Siamo diventati well known. Però dai, siamo a metà. Beh, il nostro obiettivo sarebbe diventare leggendario, che è un po' difficile, però. Ok, qua stiamo camminando per Dorset. Ok, abbiamo qui il... Come si chiama lo steward lì? Vabbè, sì, l'amministratore del tesoro. Raggiungono il mercato. Ok, qualcosa di tasse. Optimized. 95% perde tutto, quindi niente. Questo 53 new waiting. Praticamente un cambio nei beni del mercato. Questo cos'è? You gain 300, però. Local man to pay more for the privilege of bringing their goods from this country. No, vabbè, così no. Non mi piace. Questo qua invece sarebbe. Non sarebbe male. Solo che abbiamo un 53% di farcela. Ci proviamo. È andata così. Questo. Abbiamo il claim contro l'Irlanda. No, il più tutor. Abbiamo il claim. Questo sarebbe figo. Potrei prendergli tutto questo, eh. Costa 900. Sì. Qua ci potrei mettermi a pensare. Poi la Francia, l'Aquitania, la Tollo. Questi li posso fare. Posso innanzitutto fare qua. Perché tanto qui ho offrire il vassallaggio, ma anche se lo porto a 100 non succede niente. C'è 4.000 e tanto, eh. 4.000 e tanto, ma adesso ci vogliamo un po' di denaro. Poi dobbiamo attaccarlo. Anche Frisia. Ok. Logging camp, bene. La Royal Court intanto rimaniamo, penso, a livello 10 più primi al mondo. Volevo vedere qui. Non accetta e qui non accetta. Allora, poi questo primo, questo è interessante, che sono il primo in eredità. Perché Benedict potrebbe diventare re di Aquitania senza fare assolutamente guerra. E questo è fantastico. Però ha 27 anni e lui 36, con già una salute povera. E io parto con l'uccisione. Allora, focus. Vediamo un po' come funziona. Allora, questo potrebbe essere a incrementare la segretezza. Una cosa potenziale potrebbe essere. Perché se funziona, mica diventa Re di Aquitania, è tanta roba, eh. Proviamo.
Oh, you can pardon questo. Ecco, lui che è diventato, era il capobanda lì che ci ha attaccato, è diventato alla fine scusate, cavaliere, e io gli potrei anche garantire il perdono, tanto non mi interessa. Potrei farle, sì. Questo cos'è? Attenzione. Let's take a moment. Grazie per spiegarmelo solo a te. Allora, phase. Allora, coming pre-selected groups of 5. Starting up. Ok. Il play on. Ok. Quindi, numero di giorni. Poi c'è whichever such a sense will increase, there is a chance that we'll obtain an advantage after each skill. No. Which can spend to convince agents to join or to exclude the scheme with a higher success sense. Ok. Va bene, c'è una certa probabilità. Ok, ci sono gli agenti che qua un po' indurre. Un po' di più o un po' di meno come probabilità di successo. Va bene. Il maximus success chance. Ok, the schema can ok, nonostante tutto il numero di vantaggi spesi per creare una chance to fail. Ok. Poi, livello di segretezza. Va bene. 0% di segretezza, proprio bene. Viene subito scoperto. Ok, però abbiamo 5 mesi di grazia, lui non viene scoperto. Ok, i breach sono delle complicanze. Seven. In realtà out of 5, quindi sono 5 perché 7. Ok. Questi sono tutti gli agenti, come assassino, come tank, infiltrator, alibi. Ok. Ah, quando sono qua ai confini del Bladdino, fino al giorno. Ok, pensavo di scambiare il mio telefono per change your attivo. Countermeasure for the void and potential missions. Quindi. Quindi facciamo così. Questo può essere convinto ed è un re. E non è male. Il 56 non devo pagare. Questo alla fine è un alleato che non è male.
Gli potrei anche dare. No, proprio praticamente mi trasferisce 375. Potrei anche pagare 56. Quello ti accetto. Vuole soldi. Che roba. Questo. Accidenti. Sempre lui. Sempre in questo modo lo può fare. Ah, ok, questo qua ti offre segretezza. Questo tutto lo scan potential, questo nella fase. E nella segretezza? Beh, certo, ci vorrebbe un po' di segretezza in più. Che palle, eh. Altrimenti qua. Queste qua sono le countermeasure focus, quindi. Not married, non mi interessa. Adesso guadagniamo ancora un po' di. Lover's Visitation. Chi è questa qua? È anche morta. Your son. Ah, è la madre. È la madre praticamente non della moglie, ma dell'amante. Eccoci, eccola lì. Morta tipo nel 1950, 18 anni prima. Ok. Sensual Dreams. Ok. Perché nel frattempo, vabbè. Attenzione. In law, che è diventata la cortigiana, ha fatto un figlioletto, quindi Osric, va bene, 148 al momento di dichiarare Keeper of the Swans, Keeper of the Swans, 15 mesi questo qui, poveraccio. Se non vuoi accettare. Ah no, non lo accetto, non me ne frega niente. Ok. Allora, court position, io voglio vedere in vacanza. Allora, antiquario tutor, è il tutor. Vengono più il conduttore non sarebbe male. Infatti questo è eccellente, quindi lo mettiamo. L'antiquario no. Court position. Keeper of the Swan non sarebbe male, infatti lo facciamo fare a questo. Il Court Magician? No, direi che questi sì, sono disponibili. Cosa può fare? Enables you to reforge or repair locks. Però ci vorrebbe. Ci vorrebbe, dai, il figlio. Ok.
Nel frattempo ci vorrebbe creare qualcosa. 0,25 di tasse. Io vorrei soprattutto delle tasse. Più 4% o 0,25 al mese. Ma facciamo questo. Ok, quindi lui, vabbè, adesso siamo in tregua. E ok, poi c'è sempre lui che ha sempre una tregua. Tra l'altro non abbiamo, sì, ce l'abbiamo, e poi lui. Eh sì, 500. Che caspita. Allora, andiamo ancora avanti, perché voglio avere un po' di soldini prima di fare cose. E se non ho soldi non va bene. Qui intanto succede. Sta succedendo un po' di bordello. Anche la East France che è a posti così ovunque. Via. Consunzione. Consunzione. Can Mary? Can Mary? Granddaughter? No. Sum of all skills. Perché mi sa che qui per Power of Illusion non c'è un tubo. C'è il duca di. Vabbè, perché è sempre sotto il nostro controllo. Non va bene. E allora, Sum of All Skills. Mettiamo lei. Effettivamente ci vado a perdere soltanto meno 400, cioè. Carolingia Zurich. Dai. Sessantasei, potremmo anche provare a fare un'altra battaglia. Dichiariamo guerra qui a questo pidocchioso con il mio claim, oppure questo. Iniziamo da qua. Declare war. Chiesto. Ok, iniziamo. Ci radoniamo tutti qui. Raise all ears. 15, 16 magari. Questi facciamo già un disband. Invece lui che ha 20, lui che ha 14. Ecco, magari mettiamoci 16, no? Loro. Tu vai direttamente da lui, grazie. Come mai avevano già 6.000 uomini tutti radunati? Questa cosa. Questa cosa non la capisco proprio.
Non l'ho proprio capita. Non l'ho proprio capita, guarda un po'. Allora. Richiesta di Anjou, la chiamiamo. Tanto, 150, non succede niente. La chiamiamo immediatamente. Guarda quanto ci mette. Ma scusami un attimo. Perché è arrivata subito? Ma ci sta mettendo un... Ma ci sta mettendo un secolo. Che palle. E ho anche ho sbagliato qua. Ho propriamente sbagliato. C'è di tutto e di più. Soprattutto questo mamma del comandante. C'è subito un meno 10. Ale, torna. Ah, che palle, di nuovo un'epidemia. Proviamo adesso, bisogna vedere qua di fare control lag. Guarda te, oh. Caravan Master. Consunzione. Ah. Questo. Questo. Yeah. Fail. Che palle. Questo? Ah, siamo con lui. Contro chi? No, aspetta, che non ho visto. Allora, andiamo a riprendere questi qui e poi li affrontiamo di nuovo. Intanto, Isolate, Enter Seclusion, non la facciamo. Nel frattempo, dopo questa battaglia incredibile persa, possiamo interrompere qui e ci ribecchiamo al prossimo episodio. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e quindi alla prossima. Bella, ciao!